Ciao Monica, siamo qui con Claudia. Conto, Ciao. come sempre, da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Non vedo lei direttamente, ma l'immagine che mi propone è il mare, l'orizzonte del mare durante il tramonto, ma al posto del sole lei ha piazzato un emoticon animato che è quello che contemporaneamente ride e piange. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Attivandomi ulteriormente questo emoticon. Ma è una metà faccia piange, una metà faccia ride? No, è quello Quello che intero, ride sì, è muore da contento. ridere. Però ride in realtà quell'emoticon, non piange. Tu dici con le lacrime. Piange alle lacrime, ma di fatto. Sì, la sensazione proprio di questo contrasto che lei mi manda molto forte. Perché vedo che mi porta molto l'attenzione sulle lacrime. Vedo molto questo conflitto in lei. Vibrazione. 7 miliardi. 159. Percentuale di consapevolezza. PS. Mm, 44. Vite. 1411. Cervello. 8. Vabbè, non male. Prima di vedere le entità, le interferenze, andiamo a un paio di mesi fa a quella seduta dal dentista. Sì, dunque, mi mostra proprio una delle sue entità che si è manifestata e ha preso un po' il dominio della scena ed è un Tyrannosaurus Rex, no? E mi fa vedere in particolar modo questi denti aguzzi che ha. Mi fa vedere come è riuscito proprio a diventare il protagonista di quel momento e da quel momento in poi. Mi fa vedere proprio una specie di scena in cui lui diventa un po' il dentista, chiamiamo così, no? Dal momento in cui il Tyrannosaurus diventa il dentista, vedo la sua altra entità che è una specie di mago Merlino, però versione un po' gnomo, che è come se creasse una sorta di, chiamiamola magia, stregoneria, per cui riesce ad infilare questa bacchetta, chiamiamola così, come se fosse una sorta di scovolino, no? Come se fosse quasi una gastroscopia, andandole ad irritare completamente dalla gola, nella parte più alta, nella parte più profonda, fino a raggiungere proprio lo stomaco quasi, ecco, irritando, infiammando tutte queste zone. Ok, queste sono due entità eteriche che lei ha. T-Rex Sì, e appunto. Mago. Poi? C'è, come entità intendi dire? C'è anche un ragno in mezzo alla sua ragnatela.
Poi? 3DL. Perché vedo che poi tutto ciò che riguarda il passato l'ha superato, ormai, tutto ciò che riguarda l'aspetto, diciamo così, delle entità religiose, gli Elohim, altri tipi di EDL, così io vedo che appartengono al passato, non ci sono più nel presente. Entità mentali. Allora, due mi sono abbastanza chiare, la terza non la capisco benissimo. Allora, la prima me la chiama conserva di mele cotogne. Poi c'è veleno, minotauro. Conserva livello. Tre. Significato. Allora, questo mi sembra abbastanza chiaro. Mi fa vedere queste mele cotogne con il loro colore bello rosso e il sapore dolce, però appunto mantenuto sotto vetro, nell'impossibilità quindi di gustare, di assaggiare. Tra l'altro la mela cotogna è proprio legata all'amore come simbolo, alla fertilità, a Venere, no? Quindi tutto ciò che è ambito amore e anche femminilità, essere donna, ecco. Quindi come rimane lì però, dentro il vasetto di vetro, è chiusa, non è mai stata aperta. Nuova. Assolutamente nuova. Tra l'altro adesso mi sembra il periodo delle mele cotogne. Ma il senso qual è di questa entità mentale? Di tutti questi aspetti di amore, di fecondità e di femminilità, proprio intesa come viversi come donna a tutti i livelli, non espressi, non vissuti nella sua vita, mantenuti lì. Veleno. Sotto vetro, sotto vuoto. Allora, veleno me lo dà come vabbè, questa sostanza, no, che può essere tossica a vari livelli, no? Può essere leggermente tossica e invece può essere molto tossica al punto da portare alla morte. Ok? Quindi mi fa vedere come nella sua vita lei si sia un po' dosata il veleno in varie quantità. E quindi nella sua vita ha cercato delle esperienze velenose a varie intensità, a vari livelli. Che livello è questo? È più o meno al pari. Sì, un 3, un 4. Vedo che loro due se la giocano. A volte 3, 1, a volte forse è più 4. Ecco, veleno. Minotauro, quella che non capisci. Non la capisco tanto. Perché mi fa vedere appunto il minotauro, testa toro e corpo di uomo. Quindi mi fa vedere già questa specie di contrasto tra umano e animale. Poi in più mi fa vedere proprio mitologicamente Teseo, che è l'uomo eroe che combatte contro questo mostro. Quindi è proprio come se fosse l'emblema dei contrasti, delle contraddizioni, perché lei vedo che vive molto nei contrasti, sotto diversi aspetti. Da un lato c'è questa donna. Per certi aspetti ha l'apparenza tranquilla e rassicurante. Poi invece si nasconde una donna molto ribelle. Poi da un lato c'è una scelta sentimentale duratura nel tempo,
stabile, quindi, però in verità non stabile, nel senso non profonda e radicata dentro di sé, con diversi punti interrogativi. Livello? Dimmi, Secondo scusa. me questo è il livello 5, perché sono proprio tutti i suoi contrasti, i suoi conflitti, che dovrebbe riuscire in qualche modo ad integrare, a combinare, a compenetrare meglio gli uni con gli altri, perché rimangono troppo netti, divisi, separati, proprio come testa toro e corpo di uomo, no? Ma tu vedi nelle entità mentali il Minotauro, il veleno e le melecotogne? O vedi il nome? Entrambe le cose. Come è fatto il Minotauro? Il Minotauro me lo dà proprio con questo corpo muscoloso, uomo muscoloso, comunque prestante, e con solamente tipo, non so dirti, una mutanda primitiva, per intenderci, e la parte superiore dal collo, ok, il viso. Un toro a tutti gli effetti, neanche mescolato un pochettino a delle sembianze umane. Un animale toro proprio. Impianti. C'è quello mentale che è proprio costituito da spuntoni che costellano tutta la sua testa. Io lo vedo. Hellraiser. Sì. L'avevi visto? È simile, Con vero? chiodini sulla testa. Bello così. Io la sento tutta in zona genitale, davanti, di dietro. E piedi, e basta. Causa esoterica allora della malformazione ai piedi. È strano perché è vero che abbiamo appena citato l'impianto, però mi riporta al Minotauro. Non lo so perché mi fa vedere che questo Minotauro suo, di lei, a volte è come se avesse al posto dei piedi le zampe del toro, quindi con quegli, non so come dirti, zoccoletti, no? Che quindi di fatto rappresentano una malformazione, no? Non è chiaramente adatto quel tipo di piede a un essere umano, è una zampa animale. La vedo molto lei mescolata in questa sua natura che è veramente da una parte umana, da una parte molto primordiale, molto ancestrale, un po' appunto legata alla sua terra, no? E il suo paese, no? In cui vive, che ha delle origini veramente molto antiche, e va proprio a ripescare una dimensione umana che non è quasi neanche più solo umana, no? Cioè? Posso Selvatica. dire la tua regione, Claudia? Sì, la Sardegna. Selvatica in che senso? So, io lei la vedo molto integrata in questo paesaggio, non completamente moderno. La vedo molto aggirarsi, probabilmente sono delle sue vite passate, fra gli arbusti, raccogliere tipo anche le bacche. Infatti io le avevo detto, io vedo molto il colore rosso, no? Vedo molto anche le bacche rosse, mi mostra. L'utilizzo di tutte queste erbe che crescono in maniera spontanea, sia come terapia,
Vedo che alcune le fa essiccare, altre le utilizza subito fresche, ma anche come magia. Scopo magico. Claudio ha già vissuto in Sardegna in altre vite. All'Asinara, mi sa Come? vedere che ha vissuto all'Asinara. Donna o uomo? Lì era uomo. Che cosa faceva lì, visto che è un'isola un poco popolosa? Qui c'è stato un carcere, mi sembra, no? C'è stato. O sbaglio? No, non mi ricordo bene. Dunque, lei qui mi fa vedere una vita proprio di isolamento. Lei in mezzo alla natura un po' brulla anche e agli animali. Fondamentalmente Sì. vedo asini, poi vedo un cane. È Sì, così c'era proprio stato un carcere, una. però non ci siamo con i tempi. Quindi cos'era un pastore? Sì, chiamiamolo pastore. Però diciamo così, la tipologia, diciamo così, di lavoro, di attività, di stile di vita che c'è lì. Sì, grande isolamento, però vedo anche grande tristezza qui, in questa vita. È come se si sentisse privato di una parte di sé che avrebbe voluto più socializzazione. Causa esoterica dell'essere nata podalica, coi piedi e non la testa, volevo uscire. Mi fa vedere questo suo atteggiamento di respingere molte convenzioni e quindi anche questo suo nascere in maniera mediamente controtendenza, no? È proprio questa sua natura anche che è molto di contrasto. Di contrasto dentro di sé e contrasto fuori di sé. Io vedo esserci in lei diverse contraddizioni, ma anche lei che si pone in uno stato di opposizione verso l'esterno, per cui da un lato è affezionata alla sua terra. Dall'altro si oppone alla sua terra per una serie di usanze, di credenze che non le appartengono. Quindi vedo proprio anche rispetto alla sua famiglia, sì l'affetto, sì il legame, però anche un senso proprio di ribellione, a volte anche di non riconoscersi come totalmente appartenente a quella famiglia, con una testa diversa, con aspirazioni diverse, però poi è come se da tutto questo ribollire io in parte la vedo anche come una specie, l'immagine che mi dà è quella di un vulcano. Quindi di nuovo c'è questo colore rosso incandescente, un vulcano che ha un fianco aperto e dentro il vulcano mi fa vedere un'enorme catena, come se di fatto la sua natura così vulcanica, così ribelle, tra l'altro lei è anche piena di idee, di creatività, ma molto incatenata, molto repressa tutta questa sua creatività. Ci sono proprio forti contrasti, che ha manifestato anche proprio in questa sua nascita qua. Vedevo proprio che respingeva cose. Andiamo all'episodio dell'entità vista passare, dei respiri demoniaci. Andiamo lì. Bene, mi è caduta la tenda in questo momento. Ecco. Allora, un attimo, perché allora io vedo la componente magia forte,
Forte può essere sia a livello proprio della zona in cui abita, ma io credo anche a livello familiare. E vedo che all'interno di questi rituali, chiamiamoli così, e infatti ho visto tra l'altro l'entità Mago Merlino, era come uno stare a cavallo, chiamiamoli così, bene e male, anche se sappiamo che poi non è che esiste il bene e il male, no? Però per indicare un po' magia bianca, magia nera, anche se pure questa divisione magia bianca e magia nera ha senso fino a un certo punto, no? Però infatti è proprio così, perché Mago Merlino è figlio di una vergine e di un demone. E di nuovo c'è questo contrasto. Ah, non lo sapevo. E lui teoricamente forse era stato realizzato per essere l'anticristo, tipo una cosa del genere, no? Poi di fatto non compie questo tipo di destino perché lui incontra l'amore. Si innamora, non mi ricordo come si chiama lei. L'incontrare l'amore cambia completamente la sua vita, no? E quindi anche il suo progetto di vita. Quindi un attimo, mi sono perso. Questa entità che lei vede passare, che ascolta, Sì, che sente, è molto perché? legata a tutto questo contesto magico, ok? Io penso proprio che la mamma sua e la nonna sua fossero coinvolti in questa questione magiche. Magica, che senso? Cosa hanno fatto? Cosa facevano? Allora, mi dà molto più la nonna Materna. Quindi materna. Sì. Sì. non la materna, la figlia che è la madre, di Claudia e Claudio. E poi una religione magica, come anche, capito? Come se non fosse la magia a sé stante, ma come la religione che si mescola alla magia. Questa è la Sardegna, cioè, tutti un po' cattolici e un po' non si sa. Non c'è un confine, sono quasi un'unica cosa. Ma ok, ma Claudia ha fatto lavori energetici involontariamente. Più legati, allora adesso io l'ho visto, più legati alla madre, ok? Madre e nonna, come se fosse una sorta di momento familiare, madre e nonna, ripetuto più volte. Dove appunto ti ripeto, non era nettamente magia, era quella magia religione, ma in bilico tra il primo e il secondo universo. Quindi vedo anche per quanto riguarda la madre diverse presenze del secondo universo. Quando Claudia e la sorella, dopo poco la morte della madre, hanno sentito questi respiri che loro hanno molto legato a entità demoniache. Hanno proprio visto anche, oltre che udito, proprio visto entità che erano presenti anche nella vita della madre del secondo universo. Va bene, torniamo dal dentista. Chiaramente il dentista è stato solo un pretesto, ok? Perché comunque questa è la scelta di Claudia. Aver Esatto. scelto un momento che sicuramente per lei è un momento di tensione, di paura, perché non è che le piace essere alla mercé di qualcuno che le spalanca la bocca, che gli fa cose che lei non può vedere, ok? Quindi ovviamente. Tra l'altro, boh, che non so, io qua anche a casa sento dei Cadono rumori tende, strani. Ah, non lo so cosa sta come piovono succedendo. rane e cadono tende. Sì, perché stiamo andando un po' a disturbare delle situazioni che io vedo molto forti. Non è facile per Claudia vivere in questo contesto in cui di fatto è
alla gente, tra virgolette, piace vivere in mezzo all'entità. Ok? Mentre Claudia tende di più a volersi liberare, a voler proprio cercare la propria essenza divina, il contesto invece in cui vivo è di persone che amano stare a braccetto con l'entità. Comunque, Per ritornando dire, quindi a. se a me succedesse di vedere un'entità che passa, 5 minuti dopo non me lo ricordo già neanche più, perché sinceramente non me ne frega niente, no? Mentre in generale, un po' i sardi io li conosco, ah, se succede a un sardo ne parla per 20 anni. È qualcosa da raccontare, è qualcosa di cui stupirsi con le persone con cui le racconta, a cui lo racconta. Si dà un sacco di importanza. Va bene, ci sono queste cose. E quindi? Nel senso, e quindi? E Ci quindi sono lei le è entità. proprio in questo contrasto qui. Tutta quella che è la sua familiarità, le sue radici, okay? La sua origine, e quindi tutti questi influssi, okay? Di magia barra religione, anche se lei si è svincolata, da un discorso religioso, è come se rimanessero come cultura, ok? Beh, un'entità mentale collettiva Sardegna c'è, che è Certamente. fortemente sfaccettata ed è quindi un po' questa. Lei è lì e quindi risente per forza del background culturale, Sì, ma è certo. una ribelle. Ma è una ribelle e tra l'altro il motivo per cui, cioè che può sembrare negativa, no? Tutto questo episodio del dentista, perché lei va lì e poi dopo da lì inizia a stare male. In verità è altamente positivo, ok? È un'occasione molto importante perché lei ha proprio la possibilità, di vedere personalmente le sue entità, di averci a che fare, ok? E quindi di Con trasformarle, questa ma sessione. soprattutto sì, fare i conti con il suo malessere interiore, che poi è quello che ha prodotto tutta questa circostanza, entità e situazione dal dentista così problematica, no? Lei vive un malessere proprio profondo a livello sentimentale. Come testimoniato in fin dei conti da tutte le sue tre entità mentali, ok? E anche dal suo impianto che è proprio nella zona femminile, perché io la vedo tutto genitali, pancia, cioè nel senso proprio di grembo, ma Ma nella perché la gola. gola? Perché le sembra di vivere da quel giorno con un peperoncino in bocca, cioè Ma come lei se avesse appena mangiato proprio. un peperoncino. Troppe cose che lei non riesce a dire, non può dire fino in fondo perché significherebbe ribaltare la sua vita. Cioè, lei quando discute con il compagno dice solo fino a, mi dice per esempio, io dico il 30%. Il Perché se dici. resto me lo caccio lì, in gola. Ed è un continuo buttare giù veleno, ok? Perché è come se questa amarezza che lei prova la volesse anche tirar fuori, ok? E in questo modo si libererebbe. Però ha molta paura perché lei è questo vulcano che potrebbe eruttare e non sa quali possono essere le conseguenze di questo vulcano che erutta. Allora cosa fa? Questa eruzione è come se la inghiottisse, ok? Questo veleno se lo tiene dentro di sé. E vedo che proprio provoca una infiammazione, proprio come se fosse un fiammifero, okay? Un bruciore forte da tutto, da stomaco, da gola a bocca, e che Questa è può la grande, divampare fino alla testa. diciamo che la grande occasione che la sua anima ha avuto per dirle alcune cose, con un allarme antincendio. Adesso Ecco. sicuramente in casa è tutto bagnato, molte robe andranno buttate, però è abbastanza chiaro, cioè, din din din, la campanella ha suonato. Sì. È dura, però. È molto dura, certo. Questa simpaticona agisce così, che poi siamo noi. Piange e ridi, che è un po' forse anche il nome del suo progetto.
C'era il mangia e bevi, questo è un piangi e ridi. Aspetta, creatività degenerativa. Creatività degenerativa. Vabbè. Apriamo il portale aureo. E chiamiamo il fratello, i genitori e tutti i parenti di Claudia, nonché tutti gli abitanti di quel paese in cui lei abita, con ordine di importanza, e tutti gli abitanti della Sardegna, disincarnati ovviamente. Grande occasione, lo ripetiamo ogni tanto, non tutte le volte, per questi disincarnati che scelgono, non sono ovviamente obbligati da nessuno, se mettere la testa dentro il portale aureo, se entrarci e poi magari uscirci perché non gli va. Il portale aureo, tutto prende chiarezza. Siamo in un gioco. I disincarnati hanno delle entità che provengono da mille vite, dalle loro vite, da questa soprattutto da cui provengono. Lì è tutto chiaro. Lì la loro scelta futura, reincarnarsi, non reincarnarsi, in cosa, in chi, quando, come, perché, è solo loro. Non dipende da sistemi di credenze, religione, quello che sono stati, padri, madri, single, cattivi, buoni, che non esiste, con figli, senza figli. Non esistono questi lacci dovuti a elementi virtuali di un gioco virtuale. Esiste l'essenza delle cose. Questo è il portale aureo d'oro perché è l'unico modo per rappresentarlo, e l'unico modo che aveva per presentarsi e mostrarsi era questo. C'è il fratello di Claudia, non riesco benissimo a capire che cosa mi dice, perché mi fa vedere varie cose. Allora, mi fa vedere questo numero 3 che Claudia ci ha fatto notare che ricorreva più volte, no? Lui mi fa vedere, ovviamente voglio dire il suo nome, ok? Il suo nome è costituito da 6 lettere e me lo scompone nelle prime tre e nelle seconde tre, ok? Io non mi ricordo, Claudia, ce l'avevi detto il suo nome? Io non me lo ricordo. Sì. No, no, hai detto lei mi dice che ha 6 lettere, sì. Infatti io non sapevo il suo nome. Sì. Poi c'è il 6, infatti c'è il 6, il 3 e il 33. Ci sono le targhe della mano. Si può dire in che modo più o meno morto in, posso dirlo, Claudia? Morto in mare. Senti, Claudia, andiamo con lui. Andiamo quel giorno. Facciamo una macabra moviola, ma noi dobbiamo capire. C'è qualcosa che c'entra con la moglie, con questo matrimonio. E infatti questo è che faccio fatica a costruire. Essere in tre, io non ho capito se la moglie voleva un figlio, se aspettava un figlio, se lui si è sposato per una cosa, e però lui non voleva questa roba tanto, sai? Ma cosa è successo? Ha avuto un malore? Non improvviso, come Io oggi. non so come dirti, a me me l'ha dato come sottrarsi a una roba che non volevo. Questo animicamente, ma tecnicamente che è successo? Lui era un abile nuotatore. L'arresto cardiaco, sì. Proprio legato però al cuore, legato appunto a un discorso di sentimenti. Io non lo so, cioè mi dà come se lui fosse. Io non so se sto capendo correttamente, innamorato di un'altra, non della persona con cui si è sposato. Non so. Ma questa cosa la sapeva qualcuno?
Era una cosa segreta? La sapeva solo lui? No, non solo lui. Non so, io non la vedo una scelta completamente sua, questo matrimonio. Perché aveva tre pesci nella fiocina? È proprio la famiglia, no? Uno, due, tre. Io l'ho Padre, vista madre e così. figlio. Sì. Quindi lui, compagna e figlio ipotetico, Sì, futuro, sì, che prima o poi sì, doveva arrivare. sì, sì. Sì. Gli anni di Cristo. Bene, vai alla morte. Energeticamente che succede? Dove va? Cosa Io vedo esce che è dal corpo? come se si strappasse il cuore. Dal corpo. Vedo, è come se lui, lo vedo, poi non so se ce l'aveva, ma nella mia visione indossa una muta. Ed è come se, nonostante la presenza della muta, da un punto di vista eterico, riesce a prendersi dal petto il cuore, estrarselo. E questo lo fa prima di immergersi e si immerge con il cuore che galleggia e lui è giù. E quindi, siccome dice giunto dal cuore, aveva già deciso, in sostanza, animicamente. Ok, dove va? Allora mi fa vedere come le profondità del mare sono le altezze del cielo, è la stessa cosa. Quindi mi fa vedere che può ritornare per rifare tutto, tanto si può andare in su quanto si può andare giù. E va bene, poi il corpo è stato ritrovato, ma tanto il corpo è solo un involucro, no? Ma lui Però dove è andato? animicamente lui può fare questo. È come se fosse andato in un ripensatoio, mi dice. Sono andato giù, animicamente, stiamo parlando, è ovvio che non sto parlando del corpo, in un ripensatoio, come se volesse ripensare a scelte della sua vita qui, per riformularle diversamente nella prossima vita. È interferito come disincarnato? Al momento no, secondo me. È Ma proprio come un ripensatoio che ha avuto i suoi effetti di purificazione. cosa vuole lasciare come messaggio in generale a chi vuole lui e alla sorella Claudia? Spesso nella nostra famiglia non si può scegliere con il cuore. Scegliamo sulla base di altri elementi le nostre relazioni. Io ora voglio scegliere con il cuore. Mi fa vedere lo stesso rosso che ho visto dentro la confettura di melocotone. Me lo fa vedere lui intorno a sé. È la storia di Claudia questa. Di una famiglia. Claudia, se vuoi piangere, piangi, che ti fa bene. Sì, che si deve liberare veramente. Si trattiene, Claudia. Non... Lo so, è tutta la vita che lo fa, che si trattiene. Va bene, il fratello non lo salutiamo, chiamiamo davanti al microfono padre e la madre, chi vuole venire? Padre. Il padre è proprio una roccia, eh. Ecco. Non Uomo so, una sardo.
Sì, Buono. proprio parte integrante di quella terra, fatto proprio della stessa durezza, asprezza. Aiutami a dire altri Ma la elementi. garzantina sei tu, io. Sinonimi e contrari garzanti, vai. Molto. Proprio l'asperità, ecco, di questa terra che è nel suo carattere, che è nel suo modo di porsi, di pensare, anche con un certo Assolutezza. maschilismo. Assolutezza, sì. Tutti un po' i cliché dell'uomo sardo che in parte Granitico. sono anche veri, no? È così, il continente, le cose stanno così perché qui succede questo, ma non è così in tutto il mondo. La Sardegna, attenzione, è Sarte, non è il centro del mondo, c'è anche un mondo intorno. No, perché molti sardi sono convinti, l'ombelico del mondo, non abbiamo mai avuto terremoti, da qui sono Atlantide, la cantan se la suonano, però è questo. Immobilismo non porta da nessuna parte se non a restare immobili. Io sono per il cambiamento. In Sardegna il cambiamento non è ben visto. E quindi si parla di cambiamento. Bene, quindi la madre cosa vuole dire? Il padre cosa vuole dire? Allora, lo vedo di poche parole come uomo, ok? Non è che sta a spendere in grandi discorsi, no? Però lui è un po' come se fosse ancora la vecchia scuola, perché lui dice: fai la brava, no? Come di non uscire da quei binari lì. Certo. Non cambiare nulla, se no la gente chissà che, se no non abbiamo, sicuramente se cambi abbiamo dei problemi, nessun problema. Siamo qui per vivere o per non creare problemi? Per vivere. Lui dentro questi schemi qua, e Vuole una quindi gli fa BIC? questa raccomandazione. Allora, ti dico che però capisci che ci sarebbe tanto lavoro da fare, no? Per raggiungere la consapevolezza. Quindi diciamo che la Vicky in lui crea un po', diciamo, un ammorbidimento. Ma non lo vedo che cresce di consapevolezza come è Claudia in questo momento. Ecco, lo vedo un po' più tenero, meno burbero. Ecco, così. Madre. Allora, la madre appunto viene con la propria madre. Ok, madre e nonna. Come proprio un binomio. Ecco qui veramente anche la difficoltà a distinguere a volte tra i personaggi della famiglia, quindi a non avere una propria identità, no? Claudia è proprio nettamente diversa. Claudia mi si mostra proprio come un fiore pronta a ricevere l'impollinazione, intesa anche come ricevere le informazioni, a ricevere le novità e a riconoscersi come essere a sé stante. Mentre, per esempio, mamma e nonna di Claudia le vedo proprio come un qualcosa che non si era ben differenziato. È come se quindi fosse anche difficile adesso interpellarle singolarmente, come se la figlia, che è la mamma di Claudia, avesse proprio dovuto aderire alle richieste della madre. Vicca anche a loro. Ma sono tutti duri qua, eh? Dai, un pochettino più di autonomia la vedo adesso, nella madre di Claudia.
rispetto alla propria madre. Sì, la vedo intenzionata poi prossimamente a realizzare un proprio suo personale percorso, a prescindere dalle decisioni dei propri genitori. Ok, messaggio finale del fratello. La madre dice grazie per questa conquista molto importante per me. Il grazie ovviamente è rivolto a Claudia. Quale conquista? Scegliere la propria vita, in base alle proprie aspirazioni, alle proprie inclinazioni, non essendo sottomessa al volere, diciamo, dei genitori. Riguardo al fratello, vedo che continua a ribadire questo discorso del cuore. Mi voglio identificare con il cuore. Ma si sta rivolgendo a Claudia o parla di se Sì, stesso? lui parla di se stesso, ma lo vu vuole renderlo noto a Claudia. Vuole proprio condividere profondamente. Come questa decisione qui di vivere in un tutt'uno con il cuore l'abbia profondamente trasformato, come se fosse la sua intuizione più importante, e vuole rendere partecipe Claudia di questa sua intuizione. Il cuore è davvero importante, è tutto. Ok, tutti gli abitanti disincarnati del paese nel portale Auro che aderiscono, quanti sono? Mi È una storia antica, quando risale il paese, più o meno, quanti secoli ha? sta dicendo addirittura avanti Cristo, no? Vabbè, tutti, attenzione, i disincarnati dell'isola Sardegna che vogliono aderire. Anche qui la storia è molto antica e molto poco ben, cioè poco ben ricostruita, mal ricostruita. È qui il posto di Santa Cristina? No, Bellissimo. non questa zona, No, un'altra. ma in questa regione. Sardegna, sì. La Qua. balena lì, vabbè. Sì. Vediamo un po', perché vedo che aumenta il numero. Cercate la sessione Pozzo di Santa Cristina, Santa Cristina. Mio nome e cognome e la trovate su YouTube. Infatti, avanti Cristo, questo mi dice 600 avanti Cristo, possibile? Sì, Posto di Santa può essere. Cristina. Quanti arrivano? Allora, siamo arrivati a 3.557. Solo? Insomma, non è che proprio. No? Sono la creme della creme questi disincarnati. Sono quelli un po' meno sardi dei sardi. Un po' meno duri. È un'occasione questa, non si presenta sempre. A parte che, vabbè, l'abbiamo offerta talmente tante volte a tutti che magari sono già andati alcuni. Sì, sicuramente anche questo, certo. Salutiamo la nonna materna, la mamma e il papà ed in ultimo il fratello che seguiamo. Il portale Auro, vuoi? Sì, vedo che Lancia, Cristi, no, scusami, mi è rimasto in mente il pozzo di Santa Cristina, non c'entra niente. Lancia a Claudia un pesce argento, color argento. Proprio tipo un augurio, però, di fortuna, di rinascita, di vita. Seguiamolo. Lui ha fatto tutto questo, la sua anima ha fatto tutto questo per il cuore. Quali sono i progetti che ha in serbo per sé, il fratello?
Secondo me con Intanto mi fa l'acceleratore vedere, proprio. sì, proprio che ha quasi il movimento del mare, ondulatorio per entrare, perché lui adesso è una forma energetica, no? E lo vedo così, a carattere ondulatorio. E mi fa vedere come immediatamente si direziona verso un'altra luce che è molto simile a sé, quindi ha sempre questo carattere ondulatorio ed è rosa, nella volontà piena di unirsi con la sua fiamma nella prossima vita. E già si conoscono qui dentro il portale aureo, si vedono, si riconoscono. Molto bene. Vedo che sì, praticamente è come se creassero boh, un elettrocardiogramma che a tratti, no? Quando arriva dei picchi, assume proprio la forma del cuore, fondendo, no? I loro movimenti ondulatori. Chiudiamo il portale aureo. Esiste la fiamma di Claudia in questa vita? Esiste una località che si chiama Palau o Palù, qualcosa del Palau, genere? sì. Mazza, Palau, mi la dà Palau. è in Sardegna, no? Palau, sì. Non ho ben capito, non ricordo bene dove sia. Non me lo Forse c'è anche chiedo. un Palau in America Latina, anche. Che Ah, vedo che ha Sassari, sì, Sassari. Ha una condizione molto simile alla sua, nel senso che è un uomo che si sente molto diverso dal suo entourage, Davanti alla ok? Maddalena, che stupido. Posto bruttissimo, ma brutto che. Davanti alla Maddalena, al nord. Al nord, ecco. Sì. Scusami, Ok. Me lo dava su. ti ho interrotto. Cosa dicevi? È che è molto simile a lei per questo suo non sentirsi fino in fondo compreso, integrato e non riuscire a trovare qualcuno con cui condividere la propria consapevolezza. Ma è una fiamma fatta e finita o grezza? Io vedo che loro si riconoscerebbero subito, anche quasi che si stupirebbero che alcuni elementi del volto sono simili, tipo il naso, un po' simile il naso. Quindi. Mi sembra di capire che quella furbacchiona della sua PS ha fatto tutto sto casino perché c'è una fiamma pronta, non grezza. Per dare un elettroshock alla situazione, per accelerare, se vogliamo, la situazione, per dare una svolta alla situazione. Adesso questo non vuol dire che lei deve prendere e andare a Palau a cercare con il fucile chi ha il suo naso. Ma va bene così che i lavori di casa non siano stati fatti, Ok. Cluster, andiamoci subito. La pulizia energetica la dobbiamo fare e poi sì, dei sassi Claudia. pungenti, dei sassi come Scogli. sì, appena sotto gli scogli, ok? Molto spigolosi. Proprio che vedo i suoi piedi rovinati dal camminare sopra questi sassi. I piedi che sanguinano, che non si rimarginano mentre lei cammina sopra questi sassi. E sono tutti i suoi vari Tiene. contatti. Butta, che fa? Dunque, che fa? Aspetta, perché, oh mamma mia, quindi siamo di nuovo nel contesto iniziale. È come se lei fosse intimorita da quell'emoticon lì che ride e che piange.
Come se si sentisse bloccata. Allora, derisa. Adesso è derisa. Come se questo emoticon rappresentasse un po', la famiglia, il quartiere, allo stesso tempo anche il compagno, derisa da questa, azione che lei sta per compiere, che è l'atto definitivo di liberazione. Bene, allora Ok? prendiamo l'emoticon e buttiamolo per primo nel portale definitivo. Sì, ottimo. È come una collana con le perle, che qualcuno non vuole sentire le perle, ma sono tanto divertenti le perle. Tutti i contratti sembrano degli scogli appuntiti, va bene, gli scogli appuntiti, uno dietro l'altro nel portale aureo, come un serpente fino alla sua coda, dalla testa alla coda. Sì. Sì. Una collana aperta. Vedo che mano a mano che lei fa questo processo, le ferite che avevo visto ai piedi iniziano un po' a rimarginarsi. Vedo che, ok, ha fatto tutta questa pulizia. Claudia adesso tira fuori la maga che è in lei. È il momento adesso non solo di pulire, ma di creare. Lei Per crea con la farlo sua si nuova vita. scioglie i capelli, perché Benissimo. è proprio il suo atto anche di liberazione, no? È anche un atto in cui lei si riappropria dell'energia femminile, che è l'energia creativa, ok? Che non è più come quella del progetto che era creatività degenerativa, roba del genere, è una creatività invece che va a generare. Bene. La vedo proprio i capelli che diventano più vaporosi, vedo che si muovono con il vento. La vedo proprio a metà tra una donna e allo stesso tempo una specie di guerriera. Perché mi fa vedere come se avesse una sorta di spada, perché sa che comunque deve combattere anche per affermare completamente se stessa. C'è da combattere. La vedo molto luminosa nei capelli, nel corpo, in questa spada. Crea la Deternum con le sue mani, ma anche con dei movimenti, diciamo così, della spada. Come se avesse bisogno proprio di coniugare moltissimo, no, qua, l'anima e lo spirito, l'energia maschile e l'energia femminile. È essenziale che lei lo faccia per riuscire veramente ad affermare e realizzare se stessa. Lo fa? Sì, Lo fa questo ad assolutamente lo fa. eterno? Sì, avvalendosi anche della spada. Benissimo. Grande. Creatività combattiva. Forte. Bello. Mi fa vedere com'è continuamente cangiante, perché va da dei colori un po' più forti maschili a dei colori decisamente più luminosi e rosati femminili. Sta comprendendo l'importanza proprio di unire energia maschile ed energia femminile per emergere, per venir fuori, per tirarsi fuori da questo guscio. Per sbocciare. Bene, andiamo all'avatar. L'avatar me la dà come una specie di anziana con dei costumi tradizionali, ok? Quindi molto coperta con una sorta di foulard, diciamo così, in testa, colori scuri.
che scrive a mano anziché al Lo tiene? computer. No. No, 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 no. Lo Non so, butta? fa un'azione strana perché prende una mela cotogna e riesce ad infilare questo avatar e tutto il contesto dell'avatar all'interno di questa mela cotogna. E poi colloca la mela cotogna nel portale definitivo. Ok, ad eterno, ma anche qua. Lo fa uguale. E vedo come se le fossero allungati i capelli, cresciuti. Lei ha proprio un piglio tipo da Amazzone, no? Guerriera, però allo stesso tempo con la femminilità espressa da questi capelli, che sono chiari, vedo che luccicano con il sole. Quindi è di nuovo un ad eternum che coniuga energia maschile e femminile, perfettamente. Benissimo. Questo è il vero matrimonio suo, sai? L'energia maschile e l'energia femminile dentro di sé. Adesso c'è solo. Perché lei non l'ha mai voluto il matrimonio, no? Nella sua vita. E questo il matrimonio si sta realizzando ora, fra la sua energia maschile e femminile. Adesso era come se sia quella femminile che quella maschile fossero separate, poco comunicanti fra di loro e mal formate, non del tutto formate. E adesso si sono sviluppate. Sì. T-Rex, Mago, Ragno, 3DL, ci sono ancora? No, no. Conserva di mele cotogne, veleno e minotauro, ci sono ancora? Impianti. Categoricamente via. Vibrazione. Aspetta un attimo, perché mo cresce 238 miliardi. Consapevolezza. 219. Ah, però, tanto, eh? Non supera quasi mai il 200. PS. 56. Vite. 815. La vita in Sardegna all'Asinara l'ha mantenuta? Sì, con un altro spirito, più gioioso. È come se avesse trasformato la sua modalità di vivere questa esperienza. Capacità medianica espressa dalla percentuale di cervello utilizzata. 11. Mazza. Messaggio finale di Claudia. Ora vivo la mia vita, la vita che scelgo io, che rende felice me, che mi rispecchia davvero. Che mi rispecchia davvero, poi non ti ho più sentito. Non lo so perché vedo una cosa strana che chiude la porta di casa e esce. Sono cadute delle tende nel frattempo, quando non ti ho più sentito. No, No. sono finite le tende. Ci sono più tende da far cadere. Perché se n'è andata? È che ho visto che chiude la porta e lei l'ha chiusa alle sue spalle, quindi sta uscendo, no? Allora, vediamo un po'. La vedo più bella, cioè nel senso come se nel momento in cui è in casa ha un aspetto. Poi chiude la porta e ha un altro aspetto, il che non significa che da domani deve uscire di casa, non sto dicendo questo, ok? Però è come se trovasse se stessa e una propria realizzazione all'esterno di quella casa. Quindi non è tanto che si deve, secondo me, per come la sto vedendo io, centrare su delle migliorie di quella casa, sai?
ma migliorie che riguardano se stessa, la propria vita. Non so, io la vedo fuori da quella casa. Va bene. Con queste condizioni, problemi alla bocca, alla lingua, al bruciore, che futuro hanno? Allora, ci sono tipo degli sciacqui naturali che vedo che lei, non so se già sta facendo o farà, e l'aiuteranno, ok? Perché comunque li deve fare, perché lei ha bisogno anche di questa componente qua, accompagnare il suo processo di guarigione grazie anche a questi elementi della natura, che sono calmanti. E vedo che hanno una risoluzione, non immediata, ma hanno una risoluzione questi sintomi. Ok. Battuta finale. Voglio sapere chi sono, voglio vedere chi sono, voglio manifestare chi sono. Come la vedi, lei? Sempre piangi Ragiona. e ridi? No, ride, ride di madrepérla, mi dice. Fa vedere questi denti di madrepérla, un po' iridescenti, come un po' i capelli, no? Mi dà proprio l'idea di nuove prospettive. Va bene, La consapevolezza che ce la farà. abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.